Ciao a tutti e bentornati con un altro gameplay. Oggi proviamo PC Building Simulator. Che cos'è? È un simulatore dove appunto assembliamo computer. Ok, ci sto giocando a impostazioni grafiche al massimo e vi assicuro che prima ho già visto la differenza perché era tutto un po' più bruttino. E free build o carriera? Allora, volevo fare un'idea, cioè ho un'idea voglio dire, per cui vorrei provare a fare questo. Select a workshop. Questo qua, perché quello Razer probabilmente è un DLC a pagamento. Per cui lo sbloccheremo più avanti in teoria. La mia idea è, se riesco, è quello di assemblare il mio computer reale qui per finta. Ok, lo dovrebbe dire anche il titolo, adesso vediamo se ci riesco. Free build. In questo modo puoi costruire il PC con tutte le parti incluse nel gioco. Tutte le parti possono essere trovate nel tuo inventario, che può essere da cui puoi accedere via lo scaffale oppure premendo I. Ti raccomandiamo di giocare alla carriera in modo da prendere feeling con i controlli. A noi non ci interessa perché vorrei un attimo provare questo. Clicca qui per lavorare su questo PC. Oppure, drop PC to work. No. Click to pick empty case. Ah. Vabbè, ok, semplicemente ho cambiato postazione, niente di che. Allora, ah, eccole qua l'inventario. Allora, CPU o processore? Vediamo un attimo. Mettiamo quello mio che è il 2700X. Ecco, qualcuno di voi sa già. Ok, l'ho preso. E adesso che minchia devo fare? Scusate. Allora, vediamo un attimo. Ah, to work on this PC. Ok, installa. Allora. Vediamo un attimo anche come si installano le cose, se... Ah, ok, perché manca la scheda madre, presumo. Allora, missing part. Allora. Installa scheda madre. Ecco, io devo dire che bene o male X470 Pro. Eccola qua. Missing part. The fuck? Perché? La prima roba che metto in un PC è la scheda madre, io, eh. Piping, touch pipes, cable, remove. Ah, per quello. Ok. Beh, togliamo anche l'altro pannello per scrupolo. Perfetto. Remove case part, drive bay. Che cazzo. Installa scheda madre. Vediamo se riusciamo adesso. Perfetto. Grassi progressi, eh. 165 dollari. Ma vabbè, insomma. Great. Poi devo abitarle anche. Ah, beh, è vero, sì. Perché ho tolto le sedie, devo mettere le viti adesso. Ok. No, remove. No, no, io non voglio mica rimuovere niente. Poi mettiamo la scheda grafica. Anzi, mettiamo le memorie intanto. Ah, qua, vabbè, a parte che una vale l'altra, però. Ah, è GIS. No, infatti. Comunque sono G-Skill le mie, eh. Ah, è GIS. G-Skill. Vabbè, non ci sono il modello mio perché effettivamente. Ah no, eccole qua. Fortis. Ma da me si chiamano Aegis, comunque vabbè. Poi non sono neanche da 2133, ma bensì da 3000. Vabbè, comunque dai, non importa. Mettiamo queste qua che vale. Fa lo stesso. E missing part. No, ragazzi, sapete cosa? È un protoposticipo. Facciamo la carriera che è meglio. Cazzarola, volevo fare il coso. L'assemblaggio del mio computer non ci sono riuscito. Vabbè, non importa, dai. Cioè, se mi date un computer vero, lo so assemblare io. Grazie anche al mio aiuto. No, grazie all'aiuto, scusate, del mio amico Riccardo. Ok, ma qui è un po' più ostico. Stranamente, è più ostico. Allora, vai al tuo PC e apri l'email. Ok.
Perfetto. Grazie per aver preso, di averti preso cura del mio negozio di PC. Mi dispiace che non sia in uno stato migliore. Alcune cose. La compagnia non sta andando molto bene e non ci sono soldi nel conto in banca. L'affitto e l'energia vengono mensilmente, quindi sii sicuro di avere i soldi quando ci sono. Ho un lavoro al momento per cui dovrebbe aiutarti con la rata. Vedi la mail qui sotto. Ricordati di usare la pasta termale quando metti la CPU. Mi dimentico quasi sempre e il PC si surriscalda. Allora, io penso che tu abbia tutto pronto. La compagnia è tua adesso, quindi gestiscila come meglio credi. Spero meglio di come l'ho fatta io. Tanto amore anche il team. Ho dovuto prendere 15 dollari per il carburante. Vabbè, insomma. Questo qua, hi team, spero tu possa aiutarmi. Il mio computer sta andando più lentamente del solito e penso di aver cliccato su qualcosa dove non avrei dovuto. Forse ho un virus. Ok, vediamo un attimo sto scabbiozzo qua. Click to... Sì. Mettiamolo qua. Perfetto. Obiettivi, PC can boot to iOS. Allora, per questo lavoro devi far partire uno scan antivirus. Premi 3 o il pulsante cable per attaccare il monitor, la tastiera, il mouse e l'alimentazione. Ok, quindi cable. Ah, eccoli qua, ok. Ma che cazzo? Stai dicendo? Ho capito, bisogna cliccare qua e dopo metterlo qua. Perfetto. Adesso devi mettere l'USB drive nel posteriore del computer in modo che tu possa installare lo scanner antivirus. Premi 1 o premi installa dal tuo inventario. Tu installa, ok. PC parts, cables, power supply, storage. Ok, pardon, USB drive. Perfetto. Now press power to turn the PC, vabbè, per far partire il computer. Ok. Benvenuti al sistema operativo Omega. Vabbè, ok, bla bla bla. Continua. Installiamo lo scanner antivirus. Sì, è tutto molto semplificata la parte così, eh. Magari fosse così facile nel mondo reale. Però l'assemblaggio in realtà è più complesso, ok? Perché effettivamente descrivere passo per passo per passo è più difficile, no? Perché adesso io vi dico, vabbè, montiamo la scheda madre, ok, ma bisogna smontare le viti dietro, mettere la scheda, montare le viti sopra, il cavetto di qua, il cavetto di là, cioè è complicato, diciamo. Facciamo partire lo scanner. Ho trovato dei file corrotti, ok. Hai rimosso tutti i virus dal computer. E il computer è pronto per essere tornato, per essere ridato al cliente. Prendi il PC e mettilo nell'area di spedizione. Ok. Dobbiamo spegnerlo sto coso o no? No, vabbè, allora. Forse è il caso di spegnerlo, ok. Cavi. Remove cable, ok. Questa qua è mia, per cui me la tengo, sapete com'è. No, cazzarola. No. No, io non la voglio togliere questa. Ecco, bravo. Perfetto. Ok. Via. Fuori dalle balle. Vai alla tua email e premi collezione per prendere Ishkei. Allora. Questo qua. Perfetto, un lavoro con i controfiocchi.
Hai completato il tuo primo lavoro. Ben fatto. Torna domani per vedere se ci sono altri lavori da fare. È un po' pochetto, eh. E adesso cosa devo fare allora? Ah, qui puoi finire la tua giornata e avanzare di un giorno. Al momento non hai nessun lavoro attivo. Però è il caso di controllare gli ordini delle parti per vedere se domani arrivano. Ah, no, scusate. È meglio controllare gli ordini in modo da ordinare le parti prima che tu vada via, in modo che arrivino domani, presumo. Vabbè, comunque non ci interessa perché non abbiamo niente da comprare. End of the day. Vai a lavoro. Vediamo un attimo se ci sono email. Cazzarola, quanta roba c'è. Ti volevo ringraziare per aver sistemato il computer. È tutto più veloce. Ok, non ho realizzato che tuo zio è andato via. Comunque penso che il business stia andando bene. Perfetto. Discard. Discard. Facciamo un po' di pulizia di email superflue. Allora, ho bisogno di un po' di spazio per fare il backup dei file. Puoi installare nel disco 500 giga? Certamente. Install Mortoni Easy Store 500 giga or better. Perfetto. Il computer del cliente ci metterà un giorno ad arrivare. Per cui termine il giorno corrente per andare a domani. No, vediamo un attimo. Ah, ok, sì, giustamente. Mi ha detto che siccome mi serve un hard disk da 500 giga, bisogna comprarlo anche. Per cui vediamo di comprarlo. Shop. Memoria storage. No, sti cazzi, ho cliccato troppe volte. Easy Store 500 giga. Eccola. Eccolo qua. Add to cart, andiamo al carrello. E buy now. Next day delivery, 30 dollari. Dai 3 e 5 giorni. Same day delivery, ehi, facciamo sto qua che è quella meno costosa. Perfetto, che tanto non lo sistemeremo domani. Fidatevi di me. Sapete cosa? Ho fatto una mega cazzatona perché effettivamente potevo controllare se c'erano altre cose da comprare. Pirla che non sono altro. Vabbè. Puoi guardare il mio computer? Non sta andando molto bene. Come quando lo comprai. E probabilmente non ne ho, non l'ho trattato molto bene. È un po' sporco. Puoi guardarlo un attimo? Te lo porterò domani. Ok. Sì. Accetta, accetta. Perfetto, PC Stats. Non ci interessa. Ai, ciao. La mia scheda grafica si è fritta. La devo riparare. Con la stessa, un GTX 970. Magari qualcuno di Shan. Cos'è Shan? Boh. Sì, portalo, portalo. Ecco, vedete, qua ho fatto una mega cazzatona perché effettivamente avrei potuto comprare due cose assieme. Stronzone che non sono altro. Vabbè, non importa, dai. Scheda grafica. Ah, Shin, ma che marca è? Non l'ho mai sentita io sto qua. Vabbè. GTX 970 Gamer. Aggiungi al carrello. Vediamo il carrello. 10 dollari, ancora. Facevo 30 e domani era meglio. Vabbè, non importa, dai. Eccolo qua. Per il momento non abbiamo un cazzo da fare. Gentile cliente, qui è la Megacorp. Sappiamo che la tua vita non va sempre liscio. Quindi ti abbiamo dato 1000 dollari di limite a credito. Vabbè, meglio, grazie. Select wallpaper. Ah, cazzo, ma questo qua è proprio quello che ho io sul computer, cacchio. Proprio per evitare che mi dia fastidio agli occhi di notte. Grande, genialata. Beh, meglio così. E per oggi la nostra paga, cioè giornata è andata. End of the day. Pay utility bill. Vabbè, domani, dai. Ok. Tre ne sono arrivati. Upgrade, scan. Ah, qua devo mettere la scheda grafica. Install Mortoni, quindi qua non abbiamo i pezzi. Prendiamo questo qua nel frattempo.
Porcaccia la pupazza, ma dove l'hai tenuto, cazzo? In soffitta lo usavi? Vabbè, un po' di anni direi tipo. To work on the PC. Allora, premi installa e prendi l'aria compressa dal tuo inventario. Ok. Eccolo qua. Però mi sa che devo aprirlo prima. Anche se in realtà è da pulire fuori anche, eh. Qui non so. Io sto premendo, ma non mi sembra che succeda molto. Anzi, direi quasi che non fa niente. Ah, ecco. Adesso va molto meglio. Perfetto, perfetto. Allora, installa, non voglio installare niente io, non voglio neanche rimuovere, voglio rimetterci il suo coperchio magari. GTX 750 Ti, ok. Cable. Ok. Perfetto, accendiamo. Ah, giustamente, cos'è che devo metterci? Remove viruses, per cui devo installare la chiavetta USB. Ok. Virus scanner. Questo qua è molto semplice come quello di prima, eh. Niente di più, niente di meno. Credo. Qua si è già inceppato qualcosa. Sì, via via. Non ci interessa entrare nel BIOS. Virus scanner, fai partire, vediamo cosa troviamo. Tanto sappiamo tutti il perché di questi virus, ok? Come li ha beccati, per cui è meglio non indagare e non infierire. Allora, incomplete case, lo installiamo adesso. PC parts, side panel. PC cover. Ma non è mica sua la PC cover, o sì? Non credo. Place in the delivery area. Vadi. Ok. Controlliamo le email. Collect. Yay, perfetto. Sky, sky, sky. Allora, questo qua no. Aperta, possiamo prendere sto coso qua e magari cominciare a smontarli. Quanti slot ho per sistemare il computer? Solo uno? Vabbè. Ok. Allora qua dobbiamo rimpiazzare la scheda grafica, per cui remove side panel, via questo, via questo, sperando che domani ci arrivi la scheda grafica, altrimenti sono cazzi a malli. Ok. Poi. Questo qua è il mio PC. Ok. Poi direi che per oggi siamo a posto allora. End day. Go to work. Che siano arrivati i party. Stao cazzo. Ok. Vediamo se ci sono email. Allora, nuove parti disponibili. Zotac, sì, Zotac GTX 1050 Ti. Ok. Non sono molto bravo con i computer, ma almeno sta funzionando come dovrebbe. Sta diventando sempre più caldo e sempre più lento, sempre più lento. Non riesco più a sentire, cioè non riesco più a sentire la ventola.
vive sul pavimento del mio ufficio polveroso, spero ne sia tutto intasato. Se devi rimpiazzare la ventola, per favore prendi la più economica, non posso permettermi qualcosa di più vistoso. Ok, air cooler, perfetto. In transit. Bene. Le parti quando è che mi arrivano? Non sappiamo niente. Ma mi è arrivata, cazzo. Come? Ah, broken. Ah no, aspetta. Pensavo un'altra cosa, vabbè. E non si può mica riparare, no, vero? Vabbè. Questo qua, ragazzi, è stata una giornata decisamente fiacca. Livello 3, livello 8. Posso appoggiarlo tipo per terra da qualche parte questo? Momentaneamente. No, qua no, perché è per spedire. E allora no, dai, lasciamolo qua. Vabbè, è stata una giornata decisamente fiacca. Ok. Basta. Giornata fiacca. Finisci il giorno, vai a lavoro. Le tue parti sono qui. Yes. Oh, che bello. Facciamo anche l'unboxing. Perfetto. Ma non mi ha detto gli altri comunque, vabbè. Allora, installiamo. Scheda grafica. Ci rimettiamo quella vecchia e gli diciamo che è nuova. No, scherzando. E che burlone che sono. Ok. Ecco, si nota che come gioco è un po' grezzo su alcune cose, però in realtà è molto molto simpatico. Come facciamo ad installare il case? PC parts, side panel, PC cover. No, questo qua non so neanche da dove sia stato fuori, onestamente. Boh, vabbè. Qualche cliente se la metterà un domani, però per il momento temporeggiamo. PC can boot to iOS. Ok, quindi cable. Vediamo se dobbiamo reinstallare i driver grafici, ma in teoria no, perché è simile, per cui non dovrebbero servire. Anzi, è proprio la stessa, credo. Siamo? Perfetto! Spegni sto rottamazzo qua. No, in realtà è un buon computer, sembrerebbe. Non ho neanche guardato le altre caratteristiche, ma non ci interessano. Via! Ecco. Upgrade. Allora. Remove side panel. Via le viti. Ecco, questo qua è un case simile a quello che ho io sul mio computer muletto, col vetro temperato laterale. Molto carino. Cooler Master, vabbè. E installiamo l'hard disk. Come storage? No. Ma che cazzo? Ma non mi è arrivato prima. Porcaccia tua mamma. Collect payment, sì. Perfetto. Discard. Cazzarola. Ma questo qua lo posso mettere via? Sì, ok. Allora, mamma mia che schifezza. Allora, rimuoviamo il pannello laterale. Perfetto, installiamo questo qua. Via, pulisci tutto. Dai. Ci vuole tempo, ok. Perfetto. Poi dobbiamo rimpiazzare la ventola di air cooler. Dopo lui cosa intende? Il dissipatore, presumo. Penso di sì. Rimuoviamo il dissipatore.
Ah, cazzarola. Open CPU Shield. Ok. Dobbiamo comprare un dissipatore, però vabbè. Eccolo qua. Ecco, questa qui è una marca esistente, però ce ne sono pochissime al momento. Vabbè, forse si sbloccheranno col tempo. What? 10,340 di spedizione, ma che cazzo è? Via. No, scusate, ci sono altre email per caso? No. Vabbè, allora per forza così. 10, 10, 20, ok. Bene. Questo qua upgrade, ma non ci interessa al momento. Mettiamolo qua e possiamo finire la giornata again. Go to work. Qua mi sa di essere arrivato l'hard disk sicuramente. Ottimo. Allora, hard disk, hard disk, hard disk. Eccolo qua. Qua nel frattempo vediamo se abbiamo email nuove. Ho bisogno del tuo aiuto. Ho preso in prestito il PC nuovo di mia mamma e ho cliccato su qualcosa che non avrei dovuto. Ancora, ragazzi, trovatevi la fidanzata, lasciate stare. Vabbè, insomma, sto scherzando. Adesso è pieno di virus, ok. Allora, installiamo il Mortoni. Bel nome. Storage. Qua. Dove lo mettiamo? Parti scherzo, dov'è che l'ha messo sto coso? Forse lo slot di questo computer sono qua sotto? Che non lo conosco, ma penserei di sì. Cioè, non dirmi che devo cavare tutto per andare lì, eh. Forse devo smontare qua? Ma cazzo, io di solito gli hard disk li tengo qua in fila, qua sopra. Bah. Proviamo a smontare il pannello di là, forse. Chissà. Ah, eccole qua, ok, dai, va bene, va bene. Storage, qua. Ah, devo togliere anche quello là, ho capito. Allora, remove. Via. Ok. No! Cosa ho fatto? Ah, ok. Perfetto. No, unplug. Cable. Giustamente, alimentatore e scheda madre. Ok, installiamo. Case, no, PC parts, side panel, sì. Ok, qua va tutto a gonfie vele, tutto a gonfie vele. Installiamo l'altro side panel. Attacchiamo i cavi. A cliccare. Perfetto. Power. E questo qua. Perfetto, perfettissimo. Spegniamo. Spediamo sto coso. Via, via, via. Perfetto. E vai anche tu. Come go to PC? Perché il compute case?
a cosa? Beh, effettivamente manca un pezzo qua. Manca la baia, diciamo, del PSU, perché qua è tutto coperto, effettivamente. Quindi non è caso incompleto, è proprio case incompleto. Ah, che pirlozzo, eccolo qua. Adesso sì che va bene. Mi sembrava infatti. Ok. Vadi. Grazie mille. Ok. Ho avanzato di livello. Ho sbloccato la sesta generazione di processori Intel, le RAM 2666. L'AutoConnect Tool. Ok. Queste componenti sono disponibili. Ah, vedete che si sbloccano un sacco di cose. Bene, benissimo. Qua cosa manca che non ricordo? Ah già, il dissipatore. Vabbè, basta, la giornata è finita, i main non ce ne sono, vero? Per cui è a posto. Install Mortoni, via. Questo qua si surriscalda, ok. E un'altra giornata è andata. End of the day. Quante mail? Ah, ok, virus. Ok, lavoriamo. Sul coso, installiamo la chiavetta USB. Ok, cavi. Ok, questi qua bene o male sono lavori monotoni che servono per portarci un po' di soldi, ecco. Questo qua è il senso di tutto. Installiamo lo scanner antivirus, speriamo che si velocizzi qua, eh. Che ogni volta attendere sti 5, 10, 15 secondi sono un po' una rottura di balle. Facciamo partire l'antivirus, dopodiché chiudiamo il gameplay. Se siete qui per la prima volta, mi sono dimenticato di dirvi all'inizio del video, mi raccomando, lasciate il like, iscrizione e campanella perché il vostro supporto è vitale per la crescita del canale, ok? Senza il vostro aiuto il canale non esisterebbe e non andrebbe avanti, per cui ricordatevelo. E grazie, ovviamente. Perfetto. Spegniamo. Via. Questo qua direi che possiamo spedirlo. Collezioniamo i Sky. Ok. Poi questo qua. Scartiamo. Poi qua cos'è arrivato? Niente, il dissipatore non c'è. Comunque ragazzi, questo era tutto. Che dire, un gioco sicuramente divertente. Peccato per la mancanza dell'italiano. Speriamo che le implementino, anzi sono abbastanza sicuro perché bene o male non è che ci siano grosse cose da tradurre, ecco, a parte qualche mail e i termini, ecco. Per cui questo era tutto, grazie e salviamo intanto. Grazie e alla prossima.